Siamo con Stefano Modena, consigliere d'amministrazione della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Con lui vogliamo presentare l'edizione 2022 del concorso fotografico. Innanzitutto, come è nato il concorso che si appresta ad affrontare la quarta edizione? Sì, il concorso è nato appunto 4 anni fa. Le finalità principali erano la raccolta di materiale fotografico per la realizzazione di un calendario che la Cassa Rurale tipicamente offre ai propri clienti e ai propri soci durante il periodo natalizio. È un calendario che volevamo effettivamente personalizzare, volevamo renderlo calato nel nostro contesto territoriale in cui la Cassa Rurale opera. E per questo motivo abbiamo pensato di inserire all'interno del calendario fotografie che ci venivano effettivamente consegnate e prodotte e consegnate dai nostri soci e dai nostri clienti, per creare effettivamente un calendario che fosse identificativo e identitario del nostro territorio. Questo ha portato a dei risultati importanti. Il principale è la realizzazione di un archivio fotografico che in qualche modo segna una mappa del nostro territorio, andando a identificare gli elementi principali identificativi di quello che sono i luoghi che abitiamo. Elementi come paesaggi montani, che è il tema di quest'anno, come i sentieri, le strade, come gli alberi, tutti elementi che identificano il territorio e in qualche modo vivono in simbiosi con noi. Noi ci identifichiamo in esso e in qualche modo fanno parte di noi. Ci accorgiamo quando cambiamo territorio, quando andiamo in un altro luogo, è qualcosa che ci manca, è qualcosa che manca anche di noi stessi. Ecco, la nuova edizione del concorso, vogliamo già dire qualcosa? Come si fa per partecipare? Che tipo di azioni bisogna intraprendere proprio per renderlo ancora più vivo rispetto al passato? Ecco, il concorso di quest'anno, appunto, il tema è paesaggi montani e si partecipa andando sul sito della Cassa Rurale, iscrivendosi, questo fino al 31 luglio 2022, e presentando le proprie foto entro il 15 settembre 2022. Tutte le date sono comunque segnate sul calendario. E credo che per renderlo ancora più vivo i nostri soci, i nostri clienti lo hanno già capito in realtà, devono un po' vivere il concorso andando a pensare effettivamente di realizzare qualcosa in maniera attiva, in maniera proattiva, vivendo il territorio, vivendo quello che sono i nostri contesti. In quel modo si riesce a creare una bella fotografia. Una bella fotografia la si crea nel momento in cui si vive in simbiosi con quello che si fotografa, lo si interpreta e in qualche modo lo si vive. È vivendo il territorio, usando anche le gambe, quindi camminando il territorio, che si scoprono i vari elementi che lo identificano. E questo i nostri soci, i nostri clienti che partecipano lo hanno comunque capito. Sono sempre di più, nel corso degli anni siamo arrivati a 400-500 foto, speriamo quest'anno di superarle, e questo gratifica noi che lo proponiamo e gratifica anche la proposta stessa. Ecco, un concorso fotografico aperto a tutti, che coinvolge l'intero territorio dove è presente la Cassa Rurale. Esatto, quindi da sostanzialmente Roncegno fino al territorio veneto, fino a Enego, al territorio della Brenta-Vastadia. È un territorio abbastanza ampio, è un territorio che comunque è identificato da quegli elementi che dicevamo prima, quindi è aperto veramente a tutti i nostri clienti e soci e speriamo che anche quest'anno partecipino e partecipino magari ancora di più rispetto agli anni passati.